E ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui su Resident Evil Village. Allora, la corrente l'avevamo riattivata in linea generale. Quindi, molto semplice comunque questo passaggio, anche perché... Beh, scusa, è il rosso? Domanda... Un attimo, eh. Ma che cazzo? C'è il rosso, dov'è il rosso? Ah, forse il giallo rappresenta quel coso lì, eh. Può essere, può essere. Beh. Non mi è chiara una cosa. Però... Così? Ma non era come dicevo io? E poi cos'è sto rumore? Vabbè. Non ho capito questa cosa, non l'ho capita per niente. Però va bene così. Bene. Ok. Trova una via d'uscita. Ah, ok. Sta andando via. Ok. Mi sa che dobbiamo tipo seguirlo. Tipo. Non so se è una mia ipotesi così, ma sembra solo a me o questa parte il frame rate è rallentato un botto rispetto all'inizio in cui il frame era molto molto solido. A me sembra veramente rallentato un casino. 1º ottobre, giorno di sole, madre Miranda mi ha portato 5 abitanti del villaggio, proprio come avevo chiesto. Li ho addormentati con un liquido, poi gli ho messo i cadù nella pancia. Non vedo l'ora che i cadù crescano nelle loro pance. Cos'è cadù? 2 ottobre, nuvoloso. 4 degli abitanti del villaggio stamattina erano morti. Aiuto, sto morendo. 4 degli abitanti del villaggio stamattina erano morti. Uno è quasi un Lycan. Ecco. Li ho mandati al laboratorio sulla montagna. Ho fallito di nuovo. Madre vuole involucri forti, ma non ci riesco. Mi servono più persone. Ok. Ok, figata. Ma posso. Allora, monta parte. Perfetto. Adesso succederà qualcosa, eh. Sicuro. Sicuro. Mortacci tua. Allora. Bella questa. Aia. Ma hanno rotto il muro? Cazzo. Cura, curati. Dai. Apri sta bocca maledetta. Niente. Allora.
Mi tocca. No, no, sono chiuso. Ok, no. Cosa sta succedendo? L'ho conservato per te. Che cazzo? Ma sta pioggia acida? Ma sta pioggia acida? Mi sa che dovevo ripararmi prima con la pioggia acida, Ma porca. Calma. Ma no, figa. Non era quello che volevo fare. Ok. Da dove passa? Dove sta? Corri, corri. Ma cazzo, ma lì. Mi devo riparare. Così ha più senso. Ok. Oh, che cazzo! Ma porca. Ma Dio. Venghi, venghi. Se ne hai voglia, non sei obbligato. Ma porca. Se mi lasciavi in pace non morivi, semplicemente. Non ci sono altri? No, vabbè, e io? Ora come faccio? A cosa sparo? Au. Dove è andato? Ah, ce l'ho fatta. Minchia, che esplosione. Moro cristallizzato. Da morto è come era da vivo. Disgustoso. In effetti è vero. Non è che sia migliorato così tanto. Comunque sta di fatto che questa boss fight devo dire è stata molto tranquilla. Cioè, nel senso, niente di così sorprendente. Ecco, era molto basilare. Trova i barili, spara i barili.
per indebolire il nemico e poi alla fine ammazzalo. Ecco, questa era un po' la boss fight in generale. Raccogliamo tutta la roba che potrebbe servirci, visto che comunque, ecco, 30 munizioni direi che potevano servirci come prima anche adesso. E niente, non c'è nient'altro. Bene, possiamo andare. L'uscita è più avanti. In teoria sì. Sempre se è veramente l'uscita. Che mo qua non si sa mai. Attenzione. Chiave col feto a sei ali. Sei meglio di ciò che pensavo. Chi parla? Andiamo. Ci siamo incontrati poco fa, non che sia importante. Sei l'ultimo stronzo da fare fuori, vero? Sei combattivo, Ethan. Lo devo ammettere. Ma che cosa farai quando avrai tutti i flaconi? Che cerchi di dirmi? Potrei darti una mano. Stai cercando di corrompermi. Povero stupido, se non mi servissi ti ucciderei. C'è una fortezza, è appena fuori dal villaggio. Vai lì e prendi il mio flacone. Se lo fai, avrai vinto. Ma prima devi tornare al cimitero. Perché? Egocentrico idiota. Allora, ho capito chi è. Io l'ho capito chi è. Bellino comunque, devo dire. È vivo, è meglio non chiederselo. Madre Miranda mi ha dato un barattolo con dentro Rose. Pensavo mi avrebbero escluso perché tutti mi odiano. Ma Heisenberg, che poi è quello che abbiamo sentito adesso, dice che ognuno ha avuto un pezzo di Rose, perché la cerimonia non può funzionare se non ci siamo tutti. A madre non sembra importare. Madre dice che Rose è un involucro. Con un involucro madre può riavviare la sua bambina perduta, anche se è morta tanto tanto tempo fa. Quindi sta cercando di riportare in vita la sua bambina che ha perduto all'epoca. Ma se madre lo farà, che ne sarà di me? Non sono il suo vero figlio. Mi abbandonerà? No, non voglio. No, no, no. No, no. È vivo. Quanti no? Quanti no? Ah, qui era la parte di prima. Ok, dove c'era il tizio qua, che abbiamo appena sconfitto. Bene, bene. Ok. L'hai sbloccata. Grazie. Quindi ora si può tornare indietro? Questa parte scatta. A me scatta da morire. Non so se sia un problema della mia PS5, ma non credo. Cioè, non avrebbe granché senso. Devo chiedere in giro perché mi sembra strano che a me scatti in questo modo. Ecco, questa parte no perché è più chiusa. E ok. Che è successo? Che succede? Intanto salvo. Che non si sa mai. Ma alla fine questo? Ah, potevo anche prima, mi sa. Credo. Ma va là. Allora, da questa parte non c'ero ancora passato. Quindi potrebbero nascondersi alcune cose che non abbiamo ancora visto. Invece di qua mi sa che è la strada principale. Io sono sempre combattuto su dove andare quando ho due strade.
Ok, quindi possiamo fare una cura. Anche delle munizioni in realtà. Chi è? Ah. Sì, però. Vabbè. Fanno i gnorri, noi andiamo avanti. Sfera con la sirena. Non so cosa possa servire, ma noi ringraziamo. Boh. Non mi attaccano. Perché non mi attaccano? Domanda. Vabbè, perché devo farmi queste domande? Oh, che cazzarola! Ma chi se n'era accorto? Ma i mortacci? Cioè, io non me ne ero accorto, mamma mia, mi sono preso un infarto. Oh. Cioè, se posso dirlo, questi sono i nemici un po' più inutili del gioco, perché non fanno paura innanzitutto, poi cioè sono facili da ammazzare. E comunque, ragazzi, noi siamo a difficoltà normale, che è poi quella che hanno voluto gli sviluppatori. Difficoltà veramente bassa. Molto bassa. Non immagino cosa sia difficoltà facile. Cioè, siamo morti pochissime volte, veramente poche. Anzi, che stavo pensando che forse sarebbe stato meglio farlo difficile fin dal principio, da renderlo un po' più divertente. Perché così veramente è di una facilità imbarazzante alle volte. Per quanto a me non dispiaccia, perché sinceramente i giochi troppo difficili tendo un po' a sfancularli, però questo è veramente tendente al facile. Sì, devo dire che si sente questa sua tendenza facilitata. È come se si volesse aprire a tutti i tipi di giocatori, da quelli più esperti a quelli veramente poco esperti, e che è un bene, assolutamente, cioè ci mancherebbe. Più che altro vorrei capire se la difficoltà difficile è veramente difficile. Anche le munizioni non sono mai state in difficoltà, mai, mai. Comunque, Madre Miranda mi ha dato una montagna, ora posso fare tanti esperimenti col cadu. Questo è il mio laboratorio segreto speciale. Oggi ho fatto tre esperimenti con cadu, ma sono tutti falliti. Ho fatto un disastro. Ho una serie di cadu e poi ho provato ad iniettare del sangue di lupo nella spina dorsale. Il tipo ha iniziato a contorcersi, poi ha ucciso il mio assistente. Non sapevo come fermarlo, allora l'ho messo in una gabbia. Ora devo dare da mangiare. E secondo me è tutto... Il tutto è nato da qui, Secondo me. Wow, che figa. Dai, però, ma come si fa? Perché devo scartare sempre delle cose? Ma se tipo scartassi queste? No, com'è che erano? Un attimo, no, un secondo. Ma se io volessi queste qui, no? Vabbè, sì, mettiamole al posto del coltello, un secondo. Me le piazzo tutte. E poi chi se ne frega? Toto, non le uso. Ancora. Come fa a essere pieno? Ma scusatemi, mi dai. Come fa a essere pieno? Ruota. Ok. Ruota. Ok.
E ruota. Sto provando a mettergli lo spazio. E comunque ci sta. Ma è farlocco sto gioco. Ci sta, ma dai, ma vaffanculo. Beh, va là. Ma perché non me l'ha messa? Raga, voglio piangere, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Io mi sapevo arrabbiare comunque. Ci sta. L'avevo confermato. Guarda che ci sta. Oh, la finalmente. Cioè, non mi sembrava così complicato, farglielo stare. Comunque, posso mettere una pistola nuova che mi ispira un botto. Scelta rapida. Dov'è il nemico? Cazzo sta? No, Pure qua no. Vediamo se riesco a passare. Che mi sembra abbastanza stupido come nemico in generale. Ok. È veramente stupido, mi sa. Non vorrei dirlo, ma. E invece no. Mi sa che bisogna ucciderlo per forza. Perché non posso usare l'oggetto? Perché no? Aspettate. Ah, ecco, ruota del pozzo. Mo si può usare. Ok. Mo ha senso. Bene, ma io cosa devo fare? Di preciso. Devo provare ad ammazzarlo. È morto. Di già. È stato così facile. Ma che. Sono rimasto male quasi, Se devo essere sincero, ci sono rimasto un po' male. È morto troppo facilmente. Forse anche la pistola che è molto forte, ma dubito che sia quella la cosa, cioè. Che è veramente molto forte allora. Cavolo, due colpi. Ah, ti dice anche la strada, che simpatico. Che grande simpatia che c'ha questo uomo. Una persona d'oro, Vabbè, seguiamo la strada. Papà, addirittura. Che simpatico. Questa non l'ho mai aperta. Questa. Apriamola. Oh, raga, non c'ho lo spazio. Che devo fare io? Cioè, scusatemi adesso, con tutto il bene. Ma che devo fare? Aspetta, Allora. Esamina, si può esaminare? No. Un attimo, Ok, ricarichiamo. E va bene, più che altro...
Cosa devo fare io? Scarta. Però potrebbero servire. Boh. Questo qui. Ma non ci starà mai. Come fai? Come fai? Allora, anche se ci provi, mi sa che qua stavolta veramente non ci sta, eh. Eh no. Oh, raga. Non so cosa fare. Lo lascerò qui per il momento, perché che devo fare io? Dovrei acquistare uno spazio in più e poi tornare. Adesso vediamo se riesco ad acquistarlo da qualche parte, anche se non credo. Qui è cambiato qualcosa rispetto al solito, magari tornandoci. Ah, c'era una. No, l'avevo già aperta. Ok, no, ricordavo bene che l'avevo già aperta. Però volevo essere sicuro. Rose ti sta aspettando. Che faccia da qua? Ok, sono cattivi. Cosa devo farci con la carne? Qua è sempre chiuso. Lo spettacolo deve continuare. Ma guarda, io farei anche a meno, nel senso che, cioè, proprio. Perché dovrebbe? Mettiamoci la chiave. Buona fortuna. Grazie. Quanto sei gentile. Ma qua c'è qualcosa? Ok, ma è di qua di là che devo andare. Ah, ma era morto. Ma dove cavolo siamo finiti? Ah, ma st'arma è una bestia, raga. Ne vogliamo parlare? Oh, devi morire. Di qua. Ah, bello. Mi t'ho visto. E spara. A parte che sono proprio molto precisi i nemici a sparare. Cioè, mira il muro. Ma quanto è preciso. Comunque. Ancora la mina. No, finite munizioni. Ok. Ora è morto ufficialmente, mi sa, eh. Ma il mercante che fine ha fatto? È sparito. Ora che mi servirebbe.
che ho 8.000 cose da vendere. E mi è sparito ora, nella parte più importante. Anche rotto le scatole. Ce n'è uno là sotto, ma cosa fa? Ma dai, su. Ma smettila. Ah, c'erano altri nemici qua sotto? Però io non lo sapevo. Beh, ne ho uccisi tre in una botta. Spettacolare. Ah, ce n'è uno pure qua che ho ammazzato. Ma what the fuck? Ne ho ammazzati un botto in pochi minuti. Una singola mossa. Anzi, pochi secondi in realtà. Non gli ho fatto nulla, ma com'è possibile? Pensavo che lo colpisse. Invece nada. Allora. Come apro questo cancello? Guarda, non me lo chiedere. Guarderemo un po' attorno e vedremo come agire di conseguenza. Ethan, mi fai tutte queste domande? Questa è una leva. Immagino che bisognerà tirare tutte e due le leve. E poi niente, dopo. Pian piano. Niente, pian piano si muore. Ma qualcuno in più l'avrei messo io, eh. Che sono pochi i nemici. E la faccia da Decca. Uno in più non mi sarebbe dispiaciuto. Allora. E basta, ma che è? Oh, ma basta! Saliamo su, sennò qua continuano ad arrivare. Ho capito, io sono infiniti. Ho capito. Più tempo passo, più arrivano. Pure lì. Dai, dai, dai. Apriamo questa porta e scappiamo. Su. Lento, guarda. Oh, dai. Ciao. Addio. Mamma mia, che ansia. Fortezza. Attenzione. Siamo alla fortezza. Finalmente. Ah, basta così. Pensavo c'era una scena filmata. Qualcosa di un po' più elaborato, invece nada. Ah, si può salvare.
Niente ragazzi, direi che allora a questo punto è tutto. Noi ci becchiamo al prossimo episodio, cioè domani. E niente ragazzi, alla prossima. Ciao.